Sono arrivati in cima a Nessen. Giornata delle guide. Cos'è, giornata delle guide comasche? Sì. È giornata. No, giornata delle guide italiane. Siamo arrivati quasi in cima. Secondo te siamo arrivati o no? No, no, c'è un affresco di crocifisso, quindi c'è la passione. Vedete, io sono il periodo, questo è stato scelto in base perché contiene questa casa un enorme masso errato, quasi muro. Così. Quindi fatemi vedere. Scavato nei secoli, nei milioni di anni, per essere più precisi, durante le quattro ere glaciali che abbiamo avuto, dal ghiacciaio Abduano, cioè il ghiacciaio dell'Adda. Il ghiacciaio dell'Adda scendeva dalla Val Chiavenna e dalla Valtellina naturalmente, aveva 1300 metri di spessore e quindi immaginatevi la potenza che aveva, e nel suo passaggio lentissimo, però il ghiaccio, ricordiamoci che è acqua, spostava, spaccava le montagne e le trasportava dai pezzetti. Questi due sassolini qui, tanto per darvi l'idea, vengono dalla Val Masino. La Val Masino è Ghiandone, Serizzo Ghiandone della Val Masino. La Val Masino è, se lo sapete, una delle laterali, diciamo, della Valtellina, quindi di strada ne ha fatta parecchia. Immaginatevi quindi questa potenza enorme che trasportava queste pietruzze nei suoi bordi, poi quando il ghiacciaio si è sciolto i massi hanno cominciato a rotolare, sono caduti, tantissimi sono caduti sul fondo del lago. Anzi, mi hanno spiegato dai geologi che sono venuti a vedere questi massi, che il lago di Como risulta così pulito perché hanno calcolato i geologi che sul fondo del lago ci siano circa 350 metri di spessore di massi erratici, che fanno un po' come un filtro, perché come il filtro dell'acquario, no? E l'acqua circola all'interno e si purifica, ed è per questo che il lago, che tra l'altro ha un ricambio d'acqua anche veloce, perché ogni 5 anni l'acqua del lago è completamente rinnovata, però rimane pulito grazie anche ai massi erratici. Bene, i massi erratici, tra l'altro, si dice che siano stati anche un po' la fortuna dei magistri cumacini, perché questo Serizzo Ghiandone qui, questo granito, è di ottima qualità, nel senso che noi qui abbiamo la pietra locale, che è questa grigia, è un calcare, no? Il calcare delle grotte, perché il fondo marino è affiorato ed è calcare, ed è ottimo perché si può tagliare in cubetti, è facile costruire, ma non ha quella resistenza che invece ha questo sasso. Allora, i magistri cumacini, soprattutto nella Val d'Intelvi, dove pare ci fossero tantissimi massi erratici, ci fossero perché li hanno usati quasi tutti, loro avevano la fortuna di trovare i sassi fuori casa, non dovevano andare alla cava a prenderlo, quindi diciamo che i maestri lapicidi abbiano cominciato a lavorare tanto il sasso, specializzandosi talmente tanto da ottenere un successo che li ha portati in giro per tutta Europa nei secoli, talmente erano facilitati che sono diventati bravi e li chiamavano dappertutto, e già si parlava dei maestri cumacini al tempo dei Longobardi. Allora c'è qualcuno che ha detto, ma cumacini non è detto che perché venivano dal lago di Como. Secondo me sono balle, secondo me, perché è troppo frequente la presenza dei maestri proprio della Val d'Intelvi, del lago di Lugano, ricordiamoci che anche il lago di Lugano era tutto diocesi di Como, e quindi erano maestri che venivano dalla diocesi di Como e andavano a lavorare per questo. E qua si vede, c'è una bella vista, lì comincia la famosa cascata che abbiamo visto l'anno scorso dall'altra parte. Il mulino. Buse no. Buongiorno. Buongiorno.
La ruota dov'è che era? Là, dai, non andare da qui. Grazie. Sì, bene. Grazie. È buono. L'ultima parte è la dietro, quindi dovevano dalla distanza di tanto, fino a questo punto. L'ultima pezzo che deve stare per girare la realtà, diciamo, produttiva di adesso era importante. Sì. Facevano, dico, i mulini facevano, facevano la lana, trovavano la lana e schiacciavano le nocci, facevano l'olio. Sì, è probabilmente una Madonna, ma qualcuno dice che potrebbe non essere una Madonna. In ogni caso, al di là del valore artistico, perché è particolare, perché è piuttosto difonica, quindi quando uno parla di scultura romana non tanto fine del, però io penso che sia del 400-500 al massimo. Allora, questa c'è una storia, c'è una leggenda di Nesso che parla di questa Madonnina qui. Allora, pare che durante un attacco, cioè un passaggio di Lanzichenecchi, sapete che il lago di Como è sempre stato un po' un luogo di una via di accesso, diciamo, verso l'Italia dall'Arezia, dalla Svizzera, quindi i Lanzichenecchi erano svizzeri e passavano per forza dal lago di Como. Ebbene, si racconta che questa Madonna un tempo non fosse in questa posizione qui, con le mani giunte, con il bambino sulle ginocchia, diciamo, ma ce l'avesse in braccio, come, diciamo, di solito siamo abituati a vedere. Allora, la leggenda dice che questi Lanzichenecchi, che odiavano la religione perché odiavano tutto quello che aveva a che fare con la religione, passando di qua, abbiano strappato la Madonnina da dove era collocata e l'avessero buttata nel Pozzo dei Ladri. Il Pozzo dei Ladri è un pozzo, diciamo, è un laghetto che c'è qui sotto, che si chiama proprio così. E l'avessero buttata lì per fare dispetto. Durante la caduta la Madonna ha pregato Dio di non fargli perdere il bambino e allora il Signore gli ha permesso di tenere il bambino sulle ginocchia, così. Poi i nessesi l'hanno ripescata e l'hanno rimesso al suo posto. Ma qui fanno anche il bagno, sai, no? Sì, sì, qui sì. Grazie. Vedi che vengono anche a fare il barbecue? Qui si va sul piano divano e poi si va camminando anche Venezia e il professor Oriente. Guarda un po', adesso guarda un po' me. Ehi! Era fatto tutti i picapreda con una bellissima Madonna e Tono. Chiaramente avrebbe bisogno di restauro, però comunque quella scala lì sulla quale si potrebbe opinare lo sta salvaguardando, quindi lo ripara dalle intemperie e lo sta come se va. Ma questo è proprio un bellissimo affresco rinascimentale. 1400 su Maserratico. Però vedete, il Maserratico è la strada che va per il Tivano, c'è un posto dove c'è una
ottimo, ottimo, ottime carni e la pizza. Ringraziamo la con questo ospedale, tutti gli umiliati. Poi sono stati riconosciuti nel 1201, ma era diviso in tre ordini. C'erano i laici, che erano dei laici, delle famiglie normali, che vivevano in maniera parsimoniosa, parca, diciamo come vogliamo, vivevano poveramente in comunità. E prima di avvicinarsi al pezzo forte che è la pala d'altare, diamo uno sguardo d'insieme alla chiesa. Allora, l'ingresso è vedete, al portale probabilmente c'erano dei tradizioni che venivano, e lì c'era un pezzo di muro probabilmente, e anche uno spazio chiuso, cioè c'era una seconda volta, non lo sappiamo, dietro c'è l'ospedale che si è adibito a casa privata. Passati, interrompendo anche quella fresca, vedete, per quale si è risultato San Cristoforo e un San Sebastiano a destra, però è logico che lì c'erano moltissime altre figure. Abbiamo dei, intanto che stiamo guardando la controfacciata, ci sono dei bellissimi quadri, vedete quella grata lì sopra il confessionale? Quella era la grata dalla quale assistevano i signori padroni quando sono diventati, assistevano alla messa attraverso quella grata lì, i signori Binda quando sono arrivati, questo me l'hanno detto proprio qui. Poteva essere un'annunciazione, quindi la Madonna poteva essere da questa parte, come per esempio nella pala che vediamo di là, che guardiamo la peste. La peste, dicevano della peste. Ha fatto a partire dal 1648, non so quante epidemie ci siano state, era un male terribile, perché moriva praticamente la metà delle persone. Non c'era stato, uno prendeva la peste e aveva il 50% di probabilità di morire. Poi se uno era anziano aveva 80% eccetera eccetera, e la peste colpiva in maniera trasversale, cioè guardava la classe sociale, soprattutto all'inizio quando non capivano, come non avevano ancora capito come si trasmetteva il morbo, che viene dalle pulci che si infettano sui topi. Era arrivato da la prima grande peste era arrivata con i mercanti genovesi da Santa Marta a Sebastiano San Rocco. Qui c'è un effetto. Quello è San Rocco, scusi. Quello lì, questo lì. San Rocco. Scusi. Dicembre 2, dicembre 1500. Quindi è fermato. E qui sotto abbiamo invece chi ha pagato sempre Galeazzo Lavezzali, eccolo qui, che si è fatto dimesso Nessis, vedete, Celeverrimus Opus. Va bene, che ha adornato questa chiesa, insomma, con la sua progenie settena, eccoli qua, 1, 2, 3, 6, 7 figli di Chiuso, la Vizzaria, stirpe la Vizzaria. Era il canonico dell'ospedale degli umiliati. L'ho messo a posto. Lui dice 5-5. Vai, c'è un turista. Sai che siamo arrivati? Ridi. La viola è fuori, dai, meglio, coi tenesso, alta.
Eugenio, scusate. Di qua, Venezia, di qua. Ma si vede giù di qua, eh? Diritto, si va ad Ezzelo. Senti, noi siamo venuti di qua. Andiamo? Sì. Buongiorno. E così abbiamo finito il nostro percorso in quel di Nesso con le ausilie delle guide comasche, giornata gratuita. Siamo arrivati al lago. Hai visto? L'orrido. Haflinger, scusa, mi pare di alpini austriaci. Thank you.